È stato assegnato all'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, il premio Etica per lo Sport all'Università di Tor Vergata davanti a tantissimi studenti. L'allenatore più vincente d'Europa ha parlato della sua vita nel calcio, da quando giocava e vinceva trofei fino ad oggi che allena il Napoli. Le motivazioni nelle parole di Antonino Viti, presidente nazionale di Axi. Difficile oggi, con tutto quello che succede nel mondo, dare per scontato che sport sia uguale ad etica. Ma è un percorso che noi stiamo da tempo cercando di propagandare, di promuovere attraverso figure che devono dare un segnale di vita per recuperare i veri valori dello sport. Il calcio resti uno sport puro, come quando giocavo io, ha detto Ancelotti, che poi ha ricordato i campioni che ha allenato. Interessanti le parole sul progetto Napoli. Napoli è, diciamo, la società ha preso una squadra dal fallimento, è già da 12 anni, è stabilmente nella Champions League, è prima posizione del campionato, e quindi il progetto di per sé è vincente, una squadra che non ha, una società che non ha debiti, il che non è cosa da poco. È chiaro che è una società che, diciamo, cerca di fare il passo secondo la gamba che ha, per cui può essere un progetto, cioè, se vincente è legato, diciamo, il risultato finale, la vittoria di un campionato o di una coppa, io credo che il Napoli ha nelle corde questo. Occorre fare dei passi in avanti, ma diciamo c'è la volontà da parte di tutti di fare dei passi in avanti, come ho detto, secondo la gamba che sia. Tenere i conti in ordine, come è giusto che sia, visto che ci sono delle regole, diciamo, in Europa che ti impongono questo. Devi fare questo tipo di procedura, di investimento. Il Napoli, in base agli introiti che ha, può investire, abbiamo investito l'anno passato, soprattutto sui giocatori giovani, da Meret a Fabian Ruiz, e credo che questa è la linea che, per arrivare a ottenere, diciamo, come hai detto tu, le vittorie nel più breve tempo possibile.